Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Ready for some Italian listening practice? Sei pronto? Today you listen to four dialogues that will be repeated twice, and then I will ask you some questions. The subject of today's video is food. Last week we talked about Italian food culture, so this is your chance to hear the vocabulary you just learned in a different context. This time, everyday conversational Italian. As usual, you can find the transcript and the translation of this video on our Patreon page. There is also additional listening content and the recipes of the dishes mentioned in the video. Don't want to join Patreon? You can still show me that you enjoy this content by using the thanks button here on YouTube. E adesso mangiamo qualcosa insieme! A tavola! A tavola! Viola, vieni, è pronto! Eccomi, finalmente si mangia! Cara mia, il risotto richiede tempo, non si prepara in 2 minuti. Ma certo, scherzavo, e poi sono solo le 8. Ecco qua, un bel risotto alla parmigiana. Che profumino, semplice ma appetitoso. Ho comprato il parmigiano reggiano più costoso che c'era. Con gli ingredienti giusti non si può sbagliare. Assaggio? Aspetta, ci vuole una macinata di pepe. Grazie. Apro il lambrusco? Viola! Quello era il mio lampadario in vetro di Murano. Ops, però il tuo risotto è buono. A tavola! Viola, vieni, è pronto! Eccomi, finalmente si mangia! Cara mia, il risotto richiede tempo, non si prepara in 2 minuti. Ma certo, scherzavo, e poi sono solo le 8. Ecco qua, un bel risotto alla parmigiana. Che profumino, semplice ma appetitoso. Ho comprato il parmigiano reggiano più costoso che c'era. Con gli ingredienti giusti non si può sbagliare. Assaggio? Aspetta, ci vuole una macinata di pepe. Grazie. Apro il lambrusco? Viola! Quello era il mio lampadario in vetro di Murano. Ops, però il tuo risotto è buono. Viola è un vero disastro. Hai capito cos'è successo? Ecco le mie domande. Cosa mangiano Sandra e Viola questa sera? Sandra ha preparato il risotto alla parmigiana. Quali sono gli ingredienti del risotto alla parmigiana? Il riso, naturalmente, e il parmigiano reggiano. Trovi la ricetta nel PDF speciale che ho preparato per i nostri sostenitori su Patreon. Cosa ha combinato Viola con il lambrusco? Viola ha rotto il lampadario di Sandra aprendo il vino. Pop! I gusti sono gusti. Buongiorno. Una porzione di pasta al forno e mezza minerale gassata, per favore. Sandra, anche tu qui! Ciao Viola! Il mio bar preferito è chiuso, quindi sono venuta fino qui. Ma cosa stai bevendo? Un cappuccino a quest'ora? Con il panino? Che problema c'è? Sandra, mi sembri una turista straniera. Cosa vuoi che ti dica? Ho vissuto tanti anni in Germania. Ma cosa c'è nel tuo panino? Formaggio, cetrioli, salame, melanzane, senape, ketchup. Che pasticcio! Sandra, sei sicura di essere italiana? Insomma, Viola, fatti gli affari tuoi. I gusti sono gusti.
Buongiorno, una porzione di pasta al forno e mezza minerale gassata, per favore. Sandra, anche tu qui! Ciao Viola, il mio bar preferito è chiuso, quindi sono venuta fino qui. Ma cosa stai bevendo? Un cappuccino a quest'ora? Con il panino? Che problema c'è? Sandra, mi sembri una turista straniera. Cosa vuoi che ti dica? Ho vissuto tanti anni in Germania. Ma cosa c'è nel tuo panino? Formaggio, cetrioli, salame, melanzane, senape, ketchup. Che pasticcio! Sandra, sei sicura di essere italiana? Insomma, Viola, fatti gli affari tuoi. I gusti sono gusti. I gusti sono gusti, to each their own. Gusto means taste, but also personal preference. Quali sono i gusti di Sandra? Rispondi alle mie domande. Viola e Sandra si incontrano casualmente al bar. Cosa sta bevendo Sandra? Sandra sta bevendo un cappuccino. Perché Viola è stupita? Viola è stupita perché è ora di pranzo e Sandra beve il cappuccino con il panino. In che paese ha vissuto Sandra per tanti anni? Sandra ha vissuto tanti anni in Germania. Forse questo spiega i suoi gusti poco italiani. A me piace tutto. Insomma, in questo menù non c'è proprio niente che vorrei mangiare. Come sei schizzinosa, a me piace tutto. Impossibile! Ci sarà qualcosa che non mangi? Beh, non mi piacciono le cose cucinate male. Non hai un piatto preferito? Ma mi piace il pesce, i gamberi grigliati, ma anche la pasta alla norma, la pagliata, i carciofi alla giudia, la coda alla vaccinara. Ma cos'è la pagliata? È un piatto della cucina romana, si prepara con l'intestino di vitello. Mamma mia, io quella roba lì non la mangio. Cameriere, mi porti una pasta in bianco e un po' di insalata. Contenta te. Insomma, in questo menù non c'è proprio niente che vorrei mangiare. Come sei schizzinosa, a me piace tutto. Impossibile! Ci sarà qualcosa che non mangi? Beh, non mi piacciono le cose cucinate male. Non hai un piatto preferito? Ma mi piace il pesce, i gamberi grigliati, ma anche la pasta alla norma, la pagliata, i carciofi alla giudia, la coda alla vaccinara. Ma cos'è la pagliata? È un piatto della cucina romana, si prepara con l'intestino di vitello. Mamma mia, io quella roba lì non la mangio. Cameriere, mi porti una pasta in bianco e un po' di insalata. Contenta te. Anna e Leonardo hanno dei gusti decisamente diversi. Prova a rispondere alle mie domande. Anna sta leggendo il menù. Qual è il problema? Il problema è che nel menù non c'è niente che le piace. Anna è schizzinosa. È difficile da accontentare. Anche Leonardo è un tipo schizzinoso. Vero o falso? Falso! A Leonardo piace tutto. Non è per niente schizzinoso. Alla fine, cosa ordina Anna? Anna ordina una pasta in bianco, cioè senza sugo, scondita. E un po' di insalata. Che tristezza. C'è un menù vegetariano? Tagliata, costata, brasato, coniglio in umido. Qui non ci sono piatti vegetariani. Ma no, dai, prova a guardare gli antipasti.
tagliere di salumi, carpaccio di pesce, insalata di polpo. Vediamo i primi, ci sarà qualcosa a base di verdure? Risotto con la salsiccia, tagliatelle con il ragù, niente, ci rinuncio. Cameriere, c'è un menù vegetariano? No, eh? Allora posso prendere solo i contorni. Per me, patate al forno e spinaci. Che strano, ormai in tutti i ristoranti hanno dei piatti vegetariani. Non importa, vuol dire che dopo prenderò un dolce. Ecco le mie verdure. Aspetta, nei tuoi spinaci c'è la pancetta. Tagliata, costata, brasato, coniglio in umido. Qui non ci sono piatti vegetariani. Ma no, dai, prova a guardare gli antipasti. Tagliere di salumi, carpaccio di pesce, insalata di polpo. Vediamo i primi, ci sarà qualcosa a base di verdure? Risotto con la salsiccia, tagliatelle con il ragù. Niente, ci rinuncio. Cameriere, c'è un menù vegetariano? No, eh? Allora posso prendere solo i contorni. Per me, patate al forno e spinaci. Che strano, ormai in tutti i ristoranti hanno dei piatti vegetariani. Non importa, vuol dire che dopo prenderò un dolce. Ecco le mie verdure. Aspetta, nei tuoi spinaci c'è la pancetta. Ultimo dialogo, ultime domande. Roberta è vegetariana, vero o falso? Vero, Roberta è vegetariana. Qual è il problema di Roberta? Nel menù di questo ristorante ci sono solo piatti a base di carne o pesce. Non c'è un menù vegetariano. Alla fine, Roberta, riesce a mangiare qualcosa di vegetariano? No, perché perfino negli spinaci c'è la pancetta. Adesso voglio sapere qual è il tuo piatto preferito. Ti piace tutto o sei un tipo schizzinoso? Leave a comment below and tell me what you like and dislike. And what is your favorite Italian recipe? Mi raccomando, ti aspetto mercoledì prossimo su questo canale. Ciao!